Intanto volevo sapere la differenza tra Hodgkin e non Hodgkin. Io ho il non Hodgkin a cellule diffuse, a cellule grandi. Intanto volevo sapere questa differenza. Sintomi che possono comparire durante il piano terapeutico. Perché pensate, tutti noi che siamo qui, ogni volta che sentiamo un doloretto qui, un doloretto più sotto, un doloretto, andiamo in panico. Perché magari prima non li avevamo avvertiti questi sintomi. Sarà perché io sono un po' particolare, non lo so. Dal punto di vista eziologico devo dirvi che non mi ci trovi nessuna causa di quelle elencate, perché ho condotto una vita sempre semplice, dal punto di vista alimentare, lontana da qualsiasi tipo di industria. Quindi diciamo che se devo imputare qualcosa, io provengo da una famiglia numerosa, 9 figli, tutte e 9 viventi, e quindi all'infuori di 3 tagli cesari non ricordo altre patologie di aver avuto in passato. Dicevo, i non Hodgkin sono esattamente un gruppo molto eterogeneo di linfomi, come ha fatto vedere il dottor Pavone prima, che sono i linfomi a grandi cellule B, che immagino sia quello che ha lei o che ha avuto lei. Poi ci sono i linfomi T. Mentre il linfoma di Hodgkin è una patologia molto ben definita, con una prognosi anche molto favorevole. Oggi circa il 90% dei pazienti ottiene una guarigione definitiva della malattia, chi recidiva può essere comunque recuperato, mentre i linfomi non Hodgkin noi li definiamo un gruppo eterogeneo di linfomi. Un po' aspecifico, diciamo. No, non è che sono aspecifici, sono tutti ben caratterizzati, solo che sono 60 tipi. Vanno dal diffuso a grandi cellule, al mantellare, al follicolare, al marginale, al Waldenström, che è un'altra cosa, cioè, al linfocitico, ce ne sono tanti, ognuno di questi ha la propria terapia, o grossolanamente tutti possono avere una terapia. Il terzo punto era come faccio quando ho i dolori. Un paziente che è in remissione è un paziente tendenzialmente sano. I sintomi che sono legati alla presenza o alla ripresa dei linfomi sono le sudorazioni notturne, come sarà capitato a qualcuno di voi, il calo ponderale, la febbre inspiegabile, molto meno frequentemente per esempio il prurito, ma non i pruriti lunari, il prurito insistente che genera lesioni da grattamento. Diciamo questi. Poi al di là di questi sintomi o sintomi specifici legati a particolari sedi di malattia, quale può essere la tosse, l'affanno perché magari uno ha un versamento, voi siete delle persone normali, cioè, quello che lei dice noi abbiamo, prima non ci facevate caso perché eravate sani, un mal di testa passava per un mal di testa, vabbè passerà, oggi invece ponete molto più attenzione a tutto quello che vi capita, giustamente, però l'invito è quello a non vivere nel terrore della ripresa della malattia, perché sennò è quasi inutile essere guariti.